Buonasera, buonasera e benvenuti in diretta, sono le 22.31, siete in diretta ovviamente su tutti i canali del, del DOT eh, per le pillole di calciomercato, eh, l'appuntamento immancabile quando si avvicina il calciomercato, eh, sono le 22.32, ci sono diverse notizie oggi. Eh, però voi, come al solito, vi, vi faccio un po' pazientare prima di, di introdurre quello che, insomma è, è, è l'uomo del calciomercato, così de, sicuramente del dot, l'uomo del calciomercato, quindi non vi preoccupate, non sono solo, non, non faccio riflessioni perché c'è peggio giorno, buonasera. <ride> Prendo tempo io quando ti devo sì. annunciare. Sì, ciao Andrea, sei troppo buono, l'uomo del calciomercato. <ride> eh, però insomma abbiamo il nostro pubblico che fortunatamente ci segue da anni con passione e noi... E cerchiamo di ritagliarli sempre eh, un piccolo spazio quando possiamo, anche a tarda notte. Sì, ho un piccolo problema con la chat. Ti devo annunciare che c'è un. No, piccolo... io la vedo. Io la vedo eh, la chat. Eh, no, eh, eh, no, io no. Aspetta un attimo che eh, non vorrei se, che va se dovesse andare via la linea per qualche. Ecco, Andrea mi ha lasciato da solo. Non so che fine ha fatto. Non so se sono in diretta, comunque aspettiamo il buon Andrea eh, che si ricolleghi. Vediamo se Andrea Orlando si collega. Non so se sono... Ok, ah. okay. Eh, sì. dovremmo essere... Tornati e se abbiamo risolto il problema. Scusateci, ma è stato un piccolo flash di collegamento. Ma insomma. Eh, però siamo risolto. Dai, vedi, sono arrivati i messaggi per fortuna. Eh, sì, di... ma io già li vedevo, era un problema tuo. Quindi eh, cambia cellulare. Cambia no, cellulare. no, non lo vedevo dalla regia, quindi è <ride> importante. Quindi... Però siete, nel frattempo siete oh, diventi sì. tanti. La connessione eh, e c'è e continuiamo a parlare eh, di notizie. Eh, sì, vediamo... sì, oggi ne abbiamo delle notizie. Oh, si siamo... erano preoccupati, ti hanno visto solo dai per condotto. No, no, non sapevo <ride> se ero in diretta o ero caduto anch'io, quindi ho, ho avuto 30 secondi. Allora, che... partiamo a bomba subito, ma ci, ci chiedono di questo Jumpy Bright così poi ci informeremo meglio sulla pronuncia sì. ehm, perché insomma è l'ultimo acquisto del, sì. del Cosenza. Diciamo un po' un nome a sorpresa che non era mai uscito però... Uh, l'altro giorno uh, come è uscito il nome abbiamo ve verificato subito c'è stato un blitz in pratica del DSG che l'ha voluto perché il, il calciatore mh, ganese era in scadenza di contratto con il potenza qua, ecco, qua, eh? nice. eh, già già una foto con la maglia rosso blu eh, per il, in molti questo nome Gianfi magari non dice nulla, però se andiamo a guardare il suo curriculum, per fare un esempio, ha sicuramente molte più referenze di quando è venuto Martino. Faccio un esempio stupido, però, Martino, quando l'abbiamo preso, aveva esperienze solo in Serie D e in Serie C. Questo è un giocatore comunque che nelle giovanili dell'Inter eh, ha vinto tanto a livello giovanile con l'Inter. Eh, poi ha giocato comunque più di 60 presenze in Serie B, anche con il Benevento stesso, con la Reggiana. Quindi non è proprio uno sbarbatello, magari è un il altro nome... calciatore, Pier Giorgio, che è stato alla dipendenza di Mr. Caserta. Sì, è stato visto, sono andato proprio a spulciare eh, Caserta, l'ho avuto alla dipendenza, ma l'ha schierato solo quattro volte quando era con il Benevento. Quindi sono andato a guardare questa cosa qua. Comunque è un giocatore... Eh, che fa della neanche forza così fisica. Gio, neanche così giovanissimo eh, No, a 27 96. anni anzi forse in questi giorni fa 28 anni non so se domani dopo domani eh, se la memoria non mi inganna però è un giocatore comunque nemmeno vecchio perché a 27 sì, ben, sì. 28 anni direi che è nel pieno della sua attività fisica quindi non abbiamo preso né un under e né un giocatore troppo in là con gli anni credo che questo sia il vice Cimino, perché se fai una scelta del genere andando a prendere un calciatore in Serie C, credo che la società abbia deciso chiaramente di puntare su Cimino come esterno per il girone di ritorno eh, e questo Gianfri eh, a dargli il cambio. Che veniamo nella foto che salutiamo ah, insomma, ah, visto che è benvenuto nel branco anche a lui. insomma. Abbiamo quattro terzini d'esteri, perché è vero che Martino si è fatto male, però tu ce l'hai e abbiamo anche tra virgolette dico il problema Rispoli perché eh, ora con l'acquisto di Gianfi il Cosenza è andato anche a colmare l'ultima casella over che aveva e infatti arriva puntuale sì. la domanda di Rocco Kundari che ci Porta un argomento di quelli sì. che avevamo già scelto di discutere. Sì, sì, sì. È vero che il Cosenza ha già 18 over, quindi non può comprare altri giocatori se non esce nessuno. Allora, o ripologiamo... ogni tanto mio cugino fa delle domande in interessanti. Allora, riepiloghiamo in, al in questo momento il Cosenza ha 26 giocatori in rosa. Di cui 18 sono over e massimo, è il numero di 18 che si possono avere come over in lista. E 8 under che sono laici, Mino, Fontana. Rosa, con Braslick, Viviani, Florenzi e Crespi. Quindi ciò vuol dire che il Cosenza per prendere un over deve uscire un over. Non lo è. deve mettere fuori rosa. Però diciamo che la regola è quella. Perché essendo che abbiamo 18 over. Va bene, in questo momento, diciamo che il Cosenza deve pensare asfoltire se vuole prendere un over è inutile che ci giriamo intorno i nomi sono sempre quelli che vi, vi facciamo dalle prime puntate il cosenza proverà in questi giorni noi ovviamente vi documenteremo fino alla fine perché non non solo pillole ma eh, faremo il viaggio come ogni anno da qui a milano quindi fino alla fine vi documenteremo gli arrivi possiamo dire che è un viaggio lastini come ogni anno un viaggio della speranza dai. No, poi dire... dell siamo no, partiti in condizioni peggiori quando eravamo in no lo sai perché dico un ultimi. viaggio della speranza perché alla fine il Cosenza il campionato del Cosenza parte sempre dopo il calcio mercato Sì, è vero poi ma come, allora, come tutte le squadre Andrea è vero che il Cosenza pensa sempre a questo calcio mercato però in generale è il girone di, di ritorno che in serie b ci ha abituato nel tempo a dei veri stravolgimenti, cioè quello che era nel girone d'andata, spesso si capovolge nel girone di ritorno. E quindi noi speriamo che questo trend negativo delle ultime giornate possa iniziare un nuovo campionato, magari già da sabato, iniziando a battere il Venezia. Anche perché oltre che di calciomercato, di giocatori che vanno e vengono, a mio avviso dovremmo parlare anche del. Anche un po' del tecnico, non so se sei d'accordo, però ne, ne parliamo sicuramente. Intanto parliamo di, di una partenza perché oggi c'è stata ah, un, sì, bravo, bravo, una, una partenza di un tre di un calciatore che comunque pur non avendo segnato molto è stata forse più una un, dopo, dopo la stagione con diciamo con bisoli è stata più una promessa mancata nel cosenza perché poi alla fine tante aspettative che e questo ragazzo probabilmente ha bisogno di di crearsi da altrove, magari in Serie C. Allora diciamo che Zilli comunque resta sempre nel cuore Andiamo di, di fan. Io infatti l'ho salutato anche tramite Instagram, pure di persona, perché comunque eh, siamo legati a lui per quel finale incredibile di stagione con Bisoli, dove si è procurato il, il rigore a Pisa e, e ha fatto la sponda poi per l'arrivée, per il gol. Eh, ha fatto il gol con il Cittadella, importantissimo. Quindi siamo legati a quella salvezza. Quindi poi è chiaro che il campionato che Massimo eh, ha sbagliato è stato quello dell'anno scorso. Ma tutti gli attaccanti del Cosenza, se si esclude Nasti, che ha fatto 4-5 gol, poi alla fine non è che ha fatto tantissimi gol. Eh, nessuno degli attaccanti del Cosenza, Delic, Finotto, eh, cioè sono andati a rete. Quindi. Quest'anno aveva iniziato bene perché ha fatto una partita con l'Ascoli e aveva segnato subito. Eh, poi purtroppo Caserta, così come Arioli, eh, ha deciso di fare altre scelte. Ah, Beh, quindi... Diciamo che sulla carta era chiuso da forte. Che è, sì, però è stato. però c'è stato un periodo lui. che forte, magari, non era al meglio, insomma, poteva anche essere sfruttato di più Zilli, così come lo stesso Crespi però. Il ragazzo chiaramente ha capito che stava perdendo un altro anno, ma parliamoci chiaro. E quindi ha preferito cambiare aria. Eh, vi spiego la formula perché me, eh, sì, me, me, me l'avete chiesta in tanti in privato. Con intanto i diamo, diamo notizie della formula ho di risposto. Eh, di Gianfi Bright eh, sia sulla formula di Zilli cioè, allora a... il giocatore del Potenza è venuto <ride> mi ha mandato ora live un messaggio un mio amico è venuto con un contratto Coco Pro di 5 mesi <ride> cioè nel senso l'abbiamo preso a titolo definitivo però gli abbiamo fatto un contratto fino a giugno 2024 con se scattano determinati bonus credo che siano Legati alle, alle presenze, al minutaggio o un qualcosa del genere, eh, se scatta un determinato. Cioè il Cosenza c'è il diritto di opzione per un rinnovo automatico anche per la prossima stagione. Quindi, diciamo che per cinque mesi, questo sarà eh, il te uno dei terzini destri del Cosenza. Per cinque mesi, eh, il Cosenza poi deciderà a fine campionato se. Eh, continuare con lui anche la prossima stagione quindi diciamo che l'abbiamo preso come una sorta di scommessa cioè nel senso a dire io ti prendo dalla serie C devi essere bravo tu a meritarti sul campo la B questo è il succo sì, anche e... perché comunque, comunque a destra eh, insomma abbiamo Cimino e un Rispoli che inizia a essere non dico un separato in casa ma poco ci manca sì, sì, è purtroppo quello è. Eh, perché ora hai tanti terzini destri, tra cui Rispoli. Quindi, i, i rumors, ecco. Noi, stiamo, noi lo stiamo dicendo dalle prime puntate per chi ci segue, eh, l'abbiamo sempre detto che il Cosenza proverà a piazzare sgarbi dopo aver preso Camporese eh, perché comunque o caserta o chi per lui. È tornato alla difesa a quattro, quindi hai già due centrali che dovrebbero essere Camporese e Venturi o Camporese e Meroni. In più c'hai Fontana Rosa. E quindi Sgarbi ora è un di più. E questo di più si deve andare a piazzare anche perché, come abbiamo visto, abbiamo le caselle over al completo. Quindi, se il Cosenza negli ultimi due giorni di mercato, che ci ha abituato sempre a fare qualcosina, vorrà mh, eh, prendere un over dovrà necessariamente privarsi di sgarbi e rispoli, cioè sono due giocatori che è inutile che ci prendiamo in giro, noi diciamo le, le cose come stanno, ma sono sul, sul, chiaramente sul, sul mercato e Gemmi proverà magari a fare delle trattative con altre squadre per prendersi questi due ah. calciatori in modo da avere magari una o due caselle over libere per... Potersi muovere gli ultimi due giorni di mercato. Allora, Piove giorni, ci chiedono di Dariva che qualche nostro tifoso web spettatore dice: Che cosa fatta per domani? Allora su Dariva, allora, io. Mi dilungherei perché anche io spiego quando parliamo. A, a me piace spiegare, piace romanzare. Forse per questo siamo seguiti perché non diamo solo la notizia, ma entriamo proprio nel. Allora, Dariva, in pratica, è un, gio, un giocatore che il Cosenza che gemme ha chiuso da 4-5 giorni, cioè il Cosenza quando vuole. Può chiudere questa operazione con Dariva, anche perché Gemmi è molto che amico. Che vediamo qui perché, con la maglia dell'Atalanta. Eh, sì, eh. anche perché Gemmi è molto amico con l'Atalanta, che è la proprietaria del cartellino. Ci sono venuti infatti sia Mazzocchi che Zuccon. Il calciatore è in, uscito, è in uscita dalla Reggiana però diciamo che è un acquisto che è stato congelato, quindi noi lo stiamo ri ripetendo più volte che il Cosenza è vicino a Dariva, notizia vera, quindi assolutamente vera, eh, però in questo momento eh, diciamo che il calciatore è in una sorta di limbo, è, ri è rimasto in stand by, quindi l'hanno bloccato, cioè è un promesso, ecco, il, te il termine è giusto è un promesso sposo del Cosenza, va bene, quindi la trattativa si potrebbe chiudere da un momento all'altro, quindi non credo domani, anche perché siamo alla vigilia della partita ehm, con eh, il con Venezia, Venezia. parleremo. Quindi magari prendere da riva di venerdì non serve a nulla. Quindi se, se è una trattativa che andrà in porto, sicuramente da lunedì in poi, o almeno credo io. Eh, però il Cosenza sta facendo altre valutazioni, sempre per il discorso che ti ho detto io che deve uscire uno per entrare un altro, perché è vero che da Riva se non erro è under, quindi lo potresti prendere senza andare ad intaccare la casella over, però è anche vero che poi si creerebbe affollamento a centrocampo perché ancora non è uscito nessuno, ancora lì Viviani, ancora lì Prazlik Zuccon, Florenzi Bocca, cioè nel senso poi Calò, poi okay, sarebbero, ci eh, no, ci sarebbero in tanti eh, dopo. Ci chiedevano eh. anche di Cernigoi, però ribadiamo che in questo momento Cernigoi penso che non, non sia un under sia un No, under. è un over e Cernigoi, vi spiego Cernigoi sarebbe un'operazione alla tutino mi spiego meglio perché come ingaggio siamo lì, cioè Cernigoi ha giocato in Serie A sia col Venezia che con la Salernitana, quindi guadagna un sacco di soldi. Va bene, quindi è chiaro che metà, più di metà stipendio alla Reggiana lo paga il Venezia. Va bene, e quindi il Cosenza dovrebbe andare a prendere Cernigoi acco accollandosi comunque eh, una grossa fetta di stipendio. Non tutto, chiaro. Chiaramente, però è un giocatore che costa. Eh, ancora non sappiamo con certezza se la, se la Reggiana se ne priverà. Perché io magari ho parlato eh, con l'ex direttore dei lupi, Goretti, e lui mi ha detto che ci sta pensando, cioè nel senso di dire che eh, ancora non hanno deciso se Cernigoi partirà o la Ternana punterà su Cernigoi quindi anche la, la Reggiana sta facendo delle scelte di mercato e quindi a mio avviso questa po potrebbe essere un'operazione chiaramente non te lo danno ora perché tu giochi col Venezia il giocatore è di proprietà del, del Venezia anzi credo che eh, si, si possa parlare proprio di Cernigoi col Venezia in questa settimana perché verranno qui al Marulla chissà si possa affrontare in maniera più profonda l'argomento però è un giocatore che il Cosenza segue è un, è un giocatore che al Cosenza piace però attualmente è in forza alla Reggiana e quindi la, la Reggiana ha dato solo il via libera per Dariva però il Cosenza ancora non ha deciso di aff eh, se affondare o meno il colpo cioè c'è già l'accordo con l'entourage okay, con il, con il calciatore sì, lunghi. però ho voluto spiegare com'è la situazione. Allora, intanto molti ci chiedono, e ha fatto diciamo un certo. non dico scalpore, perché, insomma, eh, poi sappiamo che le logiche del calcio sono un po' piene di tante cose strane. E sto parlando del ritorno in Italia di un calciatore che sembrava, o almeno tutti sapevano, che aveva scelto di abbandonare l'Italia per una scelta di vita familiare. Stiamo parlando di Sauri Vaisanen, che è stato ufficializzato dall'Ascoli. Qualcuno ci chiede se sappiamo anche le cifre. Eh, Dell'ingaggio, io questo No è no, un bravissimo ragazzo, l'abbiamo avuto anche ospite eh, a Pianeta Cosenza. Eh, quindi sicuramente Sauli ha fatto una scelta di vita perché è, è, è andato dopo tanto tempo che era in Italia, ha deciso di tornare vicino casa sua. Perché non proprio in Finlandia, ma è andato in Danimarca. però in Danimarca non, non ha giocato, cioè io sono andato a guardare un po' le statistiche, o è entrato dalla panchina, o ha giocato pochissime volte, eh, e quindi eh, ha deciso poi di tornare in Italia. e L'Ascoli si è fatto vivo, ma il, ma il Cosenza non l'ha mai cercato, io sono. Onesto è un nome che non vi abbiamo no, mai no, fatto, no, cioè, quindi no, la mia la, è la la, anzi, noi abbiamo abbondanza di centrale, quindi vogliamo, vogliamo allora, togliere la un centrale penso che penso dei, <ride> dei spettatori era del fatto che Vausinen eh, aveva deciso di andare via dall'Italia. però penso che questa decisione l'ha cambiata in pochi mesi. Allora, eh, ci chiedono due domande: eh, te le giro: una di Matteo Policastro. Quan, che è un nome che. Con, anche Ancora, eh, insomma, è uscito e eh, rimane un nome, eh, diciamo, di mercato. Occuperebbero la casella under e un over, ma credo che Quan entrerebbe anche in, una, eh, in un affare con corrisporei, quindi non ci sarebbero problemi legati a under e over, vero, Pier Giorgio? Eh, scusa Andrea, ero distratto perché mi arriva sì, okay. mentre, no, mentre siamo in diretta sì. a me arrivano anche dei messaggi che sì, okay. io allora, io eh, di, di dare nostro... una notizia anche in diretta. Sì. Va bene, va bene. Allora, Pier Giorgio sì. eh, che benvenuto e eh, ti faccio questa domanda, eh, Quan ci chiedono se occuperebbe la casella under e over. Io, ho risposto già io che Quan rientrerebbe nell'affare Rispoli, quindi al di là di under e over sarebbe una una opportunità legata a un eventuale passaggio di Rispoli al fine Sì, perché hanno e lo certo. stesso Procuratore, quindi si era abbozzato questo tipo di tentativo. però poi, però, quando al Cosenza piace indipendentemente da Rispoli è un giocatore che al Cosenza piace. Ora non so quanti anni ha, quindi no, mi, mi avete preso allo alla, alla sprovvista, quindi non vi saprei finito, dire se è, è under o over. però con, comunque, è un centrocampista che piace. e Ripetiamo. In questo momento c'è affollamento al centrocampo del Cosenza. Ecco perché è stato congelato pure da riva, è un 99, eh, 25 eh, anni. Eh, mi sa che è over. <ride> Quindi, eh, per, però, come ho detto io deve comunque partire prima qualcuno. Perché sì, prendiamo da riva, prendiamo Juan o Cernigoi e poi cioè nel senso, abbiamo eh, un sovrannumero di centrocampisti. Quindi, come ho detto io prima. Gemmi dov dovrà essere bravo non solo a mettere quei due, due o tre tasselli che mancano, ma anche a farli uscire, perché per metterli dentro devono prima uscire. Quindi, il calciomercato, caro Andrea, come l'abbiamo visto, non si fa solo in entrata. Ma un bravo direttore sportivo è bravo anche quando fa le uscite. Allora, cioè, ci sono due domande. Una che è sulla dal calciomercato, però te la voglio girare spero che hai delle novità, ma io non ce l'ho, eh. Carmine Bozzo, una domanda che non c'è da col mercato, ma ah. fine hanno fatto i lavori per la RAO. Guarda, no, io personalmente eh, mi sono messo in contatto, ho provato a mettermi in contatto eh, con chi si occupa di questa faccenda, però. Eh, gli abbiamo fatto tre chiamate, due WhatsApp, non ha mai risposto eh, e quindi eh, dalla parte del comune sì, ne, nessuno ha dato le, le risposte. Eh, il Cosenza ha detto che era pronto, ha, aveva fatto sapere che come mancava un documento, ecco, mandava una carta di via libera per iniziare questi famosi lavori che si doveva, anzi che si accollerà il Cosenza. Eh, però questi lavori noi non siamo in modo manica la conferenza stampa andremo a vedere se questi lavori sono iniziati ma, ma non mi pare cioè, non, penso non che mi... ce ne saremo accorti al di là della eh, conferenza stampa eh, eh, quindi ecco. non mi pare che questi lavori siano iniziati eh, e il derby con Catanzaro ormai è imminente quindi credo che come al solito eh, come, si, come si dice a racusentina si andrà a riscuardo ecco, ecco, quando, quando arriviamo <ride> sotto data ci ricorderemo tutti di questo problema allora, eh, eh, ma è una vergogna sono due anni che si parla di, allora, di queste tribune Cristian ci fa una domanda che io girerei domani a Caserta in conferenza stampa Fermo restando che ecco, la battuta la lasciatemela. Eh, fermo che non sia l'ultima conferenza stampa di casetta, di questo parleremo. Canotto ancora in infermeria? Sono due mesi ormai, abbiamo notizie al riguardo. Pier Giorgio, ora, ora rispondo. Sì, sì, C ho delle notizie su Canotto. Solo un ah, ok. Va bene, allora, mh, allora. mentre noi attendiamo le no, notizie. Io, Can... ma, ma il bello è questo, perché noi sì. eh, allora, allora su Canotto, purtroppo ho delle notizie, ma non sono buone. Ecco. Ah, e, altro, non ti, ti do una notizia appena arrivata, adesso, c'è un'offerta importante di un Palermo scatenato anche per di chichete della Ternana eh? Quindi diamo vabbè, ma il Palermo di non bene. gli mancano certo le possibilità economiche. Altro anche Ranocchia mi pare è vicino. Sì, l'hanno pre eh, no, no, preso, ho visto, visto sì. oggi Ranocchia, l'hanno preso. Eh, stavamo Dove... parlando di Canotto, Canotto sì. uh, vabbè, domani lo chiederemo personalmente eh, a mister Caserta, però da quello che ci risulta, purtroppo quello che filtra. I rumors dalla società è che sia Canotto che Meroni probabilmente salteranno la partita con il Venezia. Quindi io però non vi do la certezza perché è chiaro che domani c'è un altro allenamento, eh, lo chiederemo a mister Caserta, però purtroppo non arrivano indicazioni positive. Però i due mi dicono che cioè, sono tornati ad allenarsi, corrono, però evidentemente c'è qualche problemino, avvertono qualche fastidio che eh, fa sì che poi i due non vengano convocati per la partita. Poi per la certezza ci vorrà domani alle 5 e mezza. Anzi, seguiteci perché andremo in diretta pure alla conferenza stampa. Andremo, stampa. ancora non te l'ho confermato, però. Vabbè, Andrea, vieni, vieni vieni con me, dai. Allora, Pasquale, Pasquale Zappone ci scrive da poco dice che vive a potenza e non ha una buona recensione per Gianfri per però il campo poi risponderà non capisco questa esigenza di prendere eh, un centrocampista, dobbiamo prendere un terzino adesso decente per sostituire Martino abbiamo preso, dice lui, una sedia del potenza, vivo a potenza e vi assicuro che eh, insomma, è una sedia però io sì, ho, visto, ho fatto di... 16 presenze e 2 assist poi guarda, dipende pure da Foggia dicevano di Martino la stessa cosa, sì. è il peggior terzino che aveva e che non può giocare in di e poi abbiamo visto che Martino dopo un, un ambientamento poi comunque ha dato il suo contributo sia l'anno scorso che quest'anno purtroppo prima del, uh, dell'infortunio. Allora, Massimo De Giacomo fa una domanda che: poi eh, la classica domanda: Ci anticipa, domanda, la la ci anticipa un domanda. argomento che era già in scaletta. Allora, io rispondo a Massimo De Giacomo. Allora, che secondo me credo Florenzi credo Florenzi per sarà da ultimi due giorni di calciomercato. Quindi sarà. Cioè, eh, al momento non mi risulta un'offerta un, un clamorosa per Florenzi, che è il giocatore stia andando via però si sa che gli ultimi giorni di mercato eh, cambiano un po gli scenari va bene quindi sì sicuramente eh, il 29 30 e 31 noi saremo lì e quindi documenteremo tutto quello che succede sì in entrata ma soprattutto in uscita e quindi Florenzi sarà sicuramente un argomento caldo degli ultimi giorni in questo allora... momento è inutile sporsi su Florenzi perché sì abboccamenti a destra abboccamenti a sinistra però Nulla di concreto. Allora, ritmo, ritmo per Giorgio. Diamo risposte, proprio le voglio lapidarie, si, si, proprio, si billina ai nostri tifosi. Allora, Danilo Imbrogno. Ma con l'uscita di Zilla arriva un altro attaccante? Potrebbe. E al momento no, perché comunque Zilli già non giocava e al momento c'è Crespi, cioè quindi già Zilli e Crespi non giocavano, quindi ecco perché Zilli è andato via, perché comunque il, il reparto d'attacco c'erano tante persone, quindi eh, sia Zilli che lo stesso Crespi hanno giocato pochi minuti e quindi al, al momento anche perché mi dicono che Forte finalmente stia bene, ecco abbiamo detto che Canotto e Meroni probabilmente non saranno convocati, la notizia è che Forte... Finalmente pare che ha fatto tutto una, una settimana e quindi finalmente sta bene. Potrebbe giocare, a mio avviso, ma anche il, dal il primo pro, minuto. Il problema per Giorgio su Forte non è che abbia giocato così poche presenze, ne ha fatte tante, ma ha giocato molte partite al di sotto della sufficienza. Questo è il problema. Sì, sì. Eh, eh, sì. Purtroppo allora, hai detto la, la verità, Andrea. Giovanni Conforti ci chiede e eh, anticipa un argomento che. È scottante perché, come vedete, oggi di nomi nuovi non ne stanno uscendo ad oggi, anche perché ci avviciniamo alla partita. E questa domanda potrebbe essere collegata anche a questo. E ci fa una domanda, Giovanni Conforti, domanda: se sabato salta Caserta? Che tra l'altro, purtroppo, se il cosenza perde, il colmenza, ora ne parliamo, eh, se, se senza perdere convenienza. Non è un'opzione così pellegrina. Eh, se sabato salta il caserta, il mercato cambia o lo fa Gemmi? A prescindere, no. Allora, il direttore sportivo rimarrà sempre Gemmi. Io non ho voci di un ribaltone anche dell'uomo mercato dei lupi, però è chiaro che eh, a Caserta sono state date tante possibilità, cosa che magari l'anno scorso non è stata data a Dionigi con una squadra inferiore che alla quarta sconfitta l'hanno tolto dopo che ha perso con Genova e con Frosinone, due squadre che sono poi salite in Serie A. È, è chiaro che a Caserta sono state date tante possibilità. A Cremona, devo essere onesto: la partita, tolti i primi 10-15 minuti, mi è piaciuta. cioè, io ho visto una reazione della, della squadra. però, purtroppo, questa vittoria non arriva. E credo purtroppo per lui che. Eh... La partita col Venezia sia lo spartiacque del Cosenza e anche della sua panchina. Io qua lo dico... E anche del mercato a questo punto. E anche perché... del mercato, perché se Caserta non dovesse vincere col Venezia o non dovesse fare punti, non dovesse fare una buona prestazione, eh, credo che a questo punto non ci sarebbero più bonus per lui. Mi dispiace dirlo perché poi si creano anche bei rapporti però oh, è una legge non scritta del calcio che se non vinci da dieci partite è logico che eh, poi li, allora, si andrà verso sì, una sì, soluzione sì. drastica allora, ci anzi, non osi immaginare il triplice fischio nostro anzi Vabbè, noi ci auguriamo noi, di commentare tutt'altra partita noi, noi ci siamo comunque allora luigi lanza dice per la tribuna domandatelo domani in conferenza stampa magari Pasqua si prenderà, parla a Gianluca Pasqua, se sa qualcosa Pasqua glielo chiediamo volentieri. Sì, glielo possiamo chiedere, poi ve lo facciamo sapere, però non, non abbiamo visto operai che eh, si sono messi all'opera per... Eh, allora, dottor Pierre Andrea ci ribadisce che secondo lui la bomba di fine mercato farà nasti. Ma ora non lo possiamo dire. Guarda, io per rispondere me lo ricordo che ci sta facendo sempre questo nome di nasti, ma al momento non lo possiamo dire perché non c'è una trattativa per Nasti, quindi io in questo momento ti smentisco sicuramente. Poi abbiamo visto che l'ultimo giorno di mercato chi si aspettava l'anno scorso che il Cosenza prendeva forte canotto nessuno, cioè sono due nomi che sono usciti all'ultimo, va bene, però è chiaro che noi vi documentiamo le trattative reali e quindi al momento Nasti non è una ah trattativa bene, reale beh, beh, poi se il, se il Bari gli ultimi due giorni di mercato prende due attaccanti e mette Nasti in uscita allora tutto è possibile. Va bene, però per non, momento... non romanzare troppo, veloce sulle Ah no, Vabbè, canali. io per spiegare, a me piace interagire con i nostri amici. Vedi, c'è là dietro, ci sono, ci i, seguono, romanz ci sono ci i romanzi. Ci sono c'è la libreria dietro. Allora, eh, scusatemi, ma Gemmi, acquistando Giambi, si è precurso la possibilità <ride> di intervenire sul mercato senza cedere? guarda gli sì, under però... ne puoi prendere i, quanti ne vuoi poi magari c'è anche non dimentichiamo che c'è anche una, un escamotage che è chiamato fuori lista fuori rosa cioè, quindi magari se il cosenza è libero di prendere due over cioè il, il, il cosenza li può prendere però è chiaro che poi ne deve mettere due fuori va bene eh, e già vi ricordo eh, che le... Le... Vi faccio un esempio, già Sgarbi l'altra volta non è stato convocato. È eh, e domani ci accorgeremo, bravo, eh, hai detto una cosa intelligente Andrea, perché domani a parte Meroni e Canotto che sono infortunati, eh, domani dalle convocazioni capiremo se Sgarbi, faccio anche il nome di Rispoli, perché per me Sgarbi e Rispoli sono gli indiziati purtroppo eh, per loro a, ad abbandonare la navicella Rosso -blu. E quindi vediamo se domani Sgarbi e Rispoli saranno convocati. Allora, devo recuperare tanti messaggi, vi ringraziamo come al solito. Rocco Marco Moccia ci a fronte di una buona organizzazione e risultati sulla primavera. Perché i nostri giovani non riescono a poi a confermarsi in prima squadra? Vedi Arioli, Zilli, ultimamente pure Florenzi. Non è che vengono gestiti male dal punto di vista tecnico e mentale quando è il momento di fare il salto di qualità. È difficile. Vabbè, ah però Cimino l'abbiamo recuperato. No, è, è vero che... È... Però il Cosenza negli ultimi anni qualcuno l'ha sfornato. È vero poi che magari Zilli si è un po' perso, però Zilli è uscito, Flor Florenzi è uscito, poi si è fatto male, però è uscito. Ora è uscito Cimino. Quindi magari non mi sentirei di dire proprio perché secondo me Mezzina sta lavorando bene. Cioè nel senso, prima non si vedeva nessuno della primavera, che cioè per anni non abbiamo visto un giocatore rosso-blu della primavera. Andare in prima squadra, ora invece abbiamo visto lo stesso Lavardera che poi si è fatto male. Ma Ci vuole pazienza con i giovani visto sicuramente... Lavardera, Cimino, Zilli, Florenzi Insomma, Florenzi stava uscendo sicuramente. Sia dopo l'infortunio, sia per problemi, secondo me, tattici. Non è riuscita ancora a incidere dopo l'infortunio. Matteo Policastro, Voca verrà ceduto visto che è in scadenza. È una domanda. Guarda, al momento non mi risultano offerte per voca, però è una domanda intelligente, perché è chiaro che se il giocatore non rinnova col Cosenza, è un giocatore che può firmare con qualsiasi squadra per il prossimo anno, quindi da qui a giugno tu lo perderesti a zero. E quindi magari le società organizzate si chiedono "Vuoi rinnovare il contratto con me? Hai intenzione di rimanere con me anche l'anno prossimo?". Allora Firma sto biennale, faccio un esempio: eh, se Voca non dovesse firmare, eh, può liberarsi a zero e eh, eh, quindi non so quando converrebbe poi al Cosenza eh, puntare su questo giocatore se non vuole rinnovare. Quindi poi questi sono discorsi, come abbiamo detto, da proprio ultimi giorni di mercato. Va bene, Manocchia dice parecchi criticano forte, non ha dato il meglio, ma negli ultimi due campionati ha fatto 46 gol. Negli ultimi no, due, negli ultimi due va... non credo, negli ultimi 4-5 campionati sì. sì. Negli eh... ultimi due ha fatto pochi gol, prima aveva fatto 46 gol, e questa è la verità. Eh, negli anni i nostri attaccanti sono stati Trotto, in Bakoku, Petre, Finotta, Saccotti, No, beh, forte, allora forte è vero che non ha, ha fatto un paio di gol, ma è anche vero che il Cosenza delle ultime 10 partite ha creato pochissime palle gol eh, perché c'è stato un cosenza noi l'abbiamo detto tante volte c'è stato un cosenza nelle prime dieci giornate e un cosenza delle altre dieci giornate quindi è vero che sono arrivate poche palle gol ma quelle poche palle gol non le è tramutata non re. possiamo verificare quello che ci scrive Rosalia Abate perché siamo in diretta qui che ha detto che Sport Italia ci sarebbe un interesse forte del Palermo su Voca io non lo so mm. eh, siamo in diretta in questo momento non... Uh... Allora, un attimino, perché io sono sempre ah, live. Beh, attenzione che arrivano anche notizie tutte dal da web, no. bisogna verificare. Ah, Vabbè, può... ma la verificheremo dopo questa... Allora, Matteo Policastro ci dice, com come vi avevo anticipato la settimana scorsa, Arrigoni è andato a Suttirol. Le mie fonti mi dicono che l'ultimo giorno di mercato, se la mantia sarà ancora alla Feralpi, Guarascio ci farà un pezzerino. Eh, ho capito ma hai, hai già forte cioè nel senso io dico che te ne fai di, di lamantia a meno che forse non va all'estero eh, a per meno che se forte non va all'estero o torna all'ascoli cioè che te ne fai di lamantia cioè già non gioca forte perché sta giocando mazzocchi con, con tutino marras eh, cioè, eh, già, no, già non gioca forte che te ne fai di lamantia e questo poi è chiaro che se parte forte si, si apre un mondo va bene eh, però in questo momento proprio non ci risulta imminente una cessione di Forte, anche perché è difficile piazzarlo perché Forte può tornare o all'Ascoli o all'estero. Quindi... Allora, io eh... ti li faccio due nomi di cui uno se ne è parlato poco. Sì, Sei... uno è a Campora perché rientra sempre. E voglio capire se realmente c'è un interesse, l'altro allora. è sempre un ex Benevento. Ti faccio prima parlare di A Acampo. Allora a Campora, io ti rispondo in maniera sibillina subito: su, su a Campora ti rispondo dopo sabato, alle ore 16 e un quarto. Ok, ah, mi hai già risposto. È legato alla posizione di Caserta. Bravo, bravo Andrea, perché io dico che se Caserta dovesse vincere col Venezia oppure rinsaldare la panchina un po' traballante del Cosenza, allora Campora è un nome che io assolutamente non scarto. Se invece Caserta dovesse andare via dal Cosenza, allora è un nome che pian piano potremmo togliere dalla lista, però non, ancora non lo togliamo. Non so perché quest'anno sembra che i movimenti del mercato debbano avere un, 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 un trade union con il Benevento. C'è un altro nome che. È rimbalzato qualcosa che Teo anche lui, ex Benevento. Si, sì. parliamo allora. Eh, romanzo: no, allora, no, qua non romanzo nulla. qua eh, lo scarto a priori perché Tello eh, a Benevento non sta giocando. È stato cercato dal Catania e da altre squadre. Non mi sembra che ci sia un interesse del Cosenza. Anche perché, eh, come abbiamo detto prima, siamo in questo momento siamo pieni, quindi magari andare a prendere un giocatore fuori rosa del Benevento che non sta giocando, non mi risulta quindi io uso il giochino che piace tanto a voi, a voi tifosi, quello di trattativa fredda, tiepida calda, dico che è una trattativa alquanto fredda quella di Tello cioè, quindi, credo che il Benevento l'abbia proposto al Cosenza però il Cosenza Allora, invece tornando all'argomento all di Cosenza-Venezia perché siamo ah, ha scritto gamma... uno Tenatello. <ride> cioè, ma... Allora, parlando di, invece di Cosenza Venezia, tu credi che potrebbe invece a sorpresa essere data una chance a un ragazzo che comunque aveva segnato praticamente, aveva anticipato il portiere che sto parlando Crespi? Secondo me. Allora, guarda, io sono onesto, Andrea, io avrei dato minutaggio maggiore sia a Crespi che a Zilli perché a me è dispiaciuto sinceramente Zilli è un prodotto nostro della cantera si è cresciuto con noi sinceramente mi è dispiaciuto non non, non averlo visto per 20 minuti 25 minuti in campo perché era partito anche bene quindi io so, sono per i ragazzi quando i ragazzi hanno voglia ehm, Crespi ha dimostrato di avere voglia cioè quei 10 minuti che è entrato con la Cremonese. Sembrava che voleva spaccare il mondo. Perché ha fatto un bel, un bel contropiede. Poi ha magari non ha il pallone. Eh, eh, per troppa voglia. Non ha passato il pallone. E poi all'ultimo ha preso di testa, ha preso la traversa. Quindi ha dimostrato comunque in dieci minuti di. Io, io, io un'opportunità, sinceramente, gliela darei, ma anche per, per giudicarlo, perché credo che eh, noi giornalisti, ma anche i tifosi, non siamo in grado di giudicare Crespi, cioè, se, se non l'abbiamo mai visto in gambo almeno per eh, 45-60 minuti. Cioè, come fai a giudicare un giocatore per 7-8 minuti a partita? Io non sono in grado, quindi eh, per quello scambolo di partita che ho visto con la Cremonese mi è, mi è sembrato un discreto giocatore, però è chiaro che... Lo voglio vedere giocare un po' di più per dare un giudizio. Mi, ti fanno una domanda sull proprio sulla trattativa Zilli per Giorgio. Mi spieghi come mai Gemmi non ha inserito il diritto di contro riscatto su Zilli? Vi spiego, perché, allora Zilli, sì, è una domanda intelligente. Chi ce l'ha fatta? Che... Eh, Matteo, Matteo Policastro. Sì, è una domanda intelligente, però, la formula è stata questa, però io so che Comunque il riscatto da parte della SPAL non è a due, a due lire, eh? cioè non so la cifra precisa, però io so che il Cosenza su Zilli non l'ha abbandonato, cioè il Cosenza valuta Zilli in un certo modo e quindi se la SPAL, se il ragazzo magari dovesse mettersi in mostra con la SPAL, magari segnando 4-5 gol, il riscatto della SPAL non è certo quattro soldi ecco questo, questo lo possiamo dire quindi magari il cosenza andrà a monetizzare anche una bella cifra per zilli se eh, la spal vuole, ri, vuole riscattarlo non ha deciso di mettere il controriscatto non so il motivo però se la spal vuole zilli eh, a fine campionato ce lo dovrà pagare quindi eh, questo allora, è poco ma sicuro c'è un altro movimento di cui hai parlato ma è un movimento più per la primavera un ragazzo de Angelis del dell'indice sì, non l'abbiamo scritto, è un giocatore molto vicino al Cosenza da quello che ci risulta, ma non per la prima squadra. È un prospetto interessante, addirittura ha fatto già delle presenze in Serie C con il Brindisi, eh, però da quello che mi risulta verrà preso, se verrà preso, come fuori quota per la primavera. Quindi è un prospetto comunque interessante. E, a far capire quello che abbiamo detto prima: che la Primavera si sta muovendo, comunque. Non è che la primavera. Cioè... e quindi è un prospetto che è interessante perché è un buon centrocampista, il classico cagnaccio. Però, dalle referenze che abbiamo preso, è un giocatore che interessa più a Mezzina che non a Gemmi, cioè quindi più alla Primavera che non... Allora, uh, poi ci sono dei, dei messaggi web un po' ironici, domenica tutti <ride> a perché ci sono tantissimi calciatori che hanno vestito la maglia del Benevento che sono legati al Cosenza. E io, ecco, questo messaggio di Ander, Alessandro Cersassimo è un po'... Quello che dicevamo noi a Cremona lo vedeva anche un cieco. Che non abbiamo un vertice d'aria come punto di riferimento, Crespi deve avere la sua occasione, io lo farei giocare il titolare sabato. L'abbiamo detto è... prima, infatti, sarà, probabilmente sarà una delle domande che farò a Caserta. Cioè, se, come ha visto, Crespi... che ovviamente no, non ti risponderà, perché: <ride> non <ride> <ride> ah, vabbè, però, magari uno non è che sarà una delle possibili domande da fare in conferenza stampa. allora, io, io voglio chiedere sensazioni. Proprio quasi finali, diciamo, perché penso che non abbiamo altri argomenti se non qualche domanda che ci arriva. Intanto vi ringraziamo sempre per l'affetto che ci Sì, perché siete sempre in tanti, nonostante. A qualsiasi ora... Quasi alle 11:30, ma ci sono tante fiction, doc, sì. super sia che... su Facebook sia su YouTube. Noi Quindi, vi ringraziamo. Dobbiamo solo dire grazie, però la mia considerazione finale. Secondo te, veramente, la panchina di Caserta è così salda o la vedi scricchiolante? Andrea, non mi, mi fare esprimere. Ti, ti sto spriculiando <ride> su questa cosa. Allora, perché io mi auguro che sia salda, cioè il che significa che il Cosenza finalmente sabato tor tornerà alla vittoria. Quindi c'è un solo modo per Caserta per mettere a tacere le malelingue eh, dei giornalisti e dell'ambiente. Vincere contro il Venezia, quindi noi ci auguriamo che venerdì, che sabato a triplice fischio, commenteremo una bella vittoria dei Lupi contro una delle squadre più forti del campionato. In caso contrario, caro Andrea, fa faccio gli scongiuri sotto il tavolo, eh, però in caso contrario, dico che. Dovrebo, dovremmo iniziare anche a fare i famosi casting ecco <ride> io, lo, io qui lo nella dico nella settimana diciamo che si avvicina poi a Sanremo facciamo X Factor no? facciamo i casting allora Dotto per Andrea dice per me il Dotto il, il resto è noi ah, ma, ma io ti mando un bacio non ti, non <ride> ti conosco eh, però eh è proprio per queste dimostrazioni di affetto che noi magari abbandoniamo le nostre famiglie e andiamo a Milano do, al do, calcio domanda, domanda cattiva di Roberto Napolitano se vinciamo col Venezia finisce il nostro calcio mercato <ride> <ride> è cattivella questa, questa è domanda. una domanda un po' cattivella però io credo che altri due elementi, due barra tre elementi ce li possiamo aspettare. Eh, magari anche un under e due over, però sembra il discorso è troppo lungo da ripetere. Se ci avete Vai. seguito, Vai devono... ci sono... Sì. Poi ci sono le occasioni che il mercato ti dà. Bravo, poi, che eh, l'ultimo giorno. Io, ri, io ripeto sempre: e sono anche l'uscita, eh, sì, nessuno si sarebbe aspettato l'ultimo giorno perché tutti parlavano di improta, 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 improta. Poi è arrivato Canotto, cioè, quindi il, il mercato ti. Ti propone all'ultimo delle occasioni prendere o lasciare, quindi noi andremo lì e cercheremo di informarvi live. Allora, su quello che succede. un messaggio di buon aspiccio, di Francesco Riccardi Senior che saluto perché insomma da un po' di tempo che non ci sentiamo anche in trasmissione. Lo invito a salutare. Intanto, intanto saluto di, eh, Francesco Riccardi e spero che stia bene perché ho letto, ho saputo tramite i social che è stato poco bene. Quindi mi auguro, caro Francesco, che in. In questo momento eh, sei nel pieno delle tue forze o che stai recuperando bene? E, e lui fa un messaggio anche di augurio per il Cosenza. Cominciare a vincere non solo contro il Venezia. che Se vince solo questo, siamo punti a capo. E intanto vinciamo col Venezia. No, se vinciamo sì. col Venezia, diamo una. Intanto non sei nella zona dei, dei playout. Va bene? E quindi magari ti da un punto, vai a due, a due o tre punti dai play out, e, ma e magari la squadra prende fiducia e intanto vinciamo col, col Venezia poi a Bolzano contro il Sud di Tirol poi sarà un'altra partita siamo, siamo veramente in questione però c'è un messaggio di Albino Creditio che voglio leggere volevo dire, continuare a dire che Caserta è retrocesso col Benevento è una delle tante leggende metropolitane è stata esonerata la settima giornata dell'Enzona Playoff è vero, era ottavo in era un sì, sì genere. diciamo sì, questa sì. È, è, è che il Benevento è retrocesso sì, il il benevento ha cambiato addirittura quattro allenatori, Caserta, poi ha preso Cannavaro, poi ha preso Stellone, poi ha preso l'ultimo eh... eh, Agostinelli, a Agostinelli quindi direttamente da Neisport. Allora Andrea, <ride> Andrea Manocchia dice speriamo di vincere sabato sia per il morale della classifica, altrimenti sono dolori di pancia per Caserta e per chi verrà dopo di lui in quanto è stato l'allenatore più accontentato dell'era di Guarascio e su questo sono d'accordo perché molti giocatori, almeno a quel che sappiamo, erano delle richieste dell'allenatore, quindi da questo punto di vista è una valutazione va anche fatta. Ehm, io intanto vi, vi saluto, vi ricordo ovviamente di leggere questi importanti messaggi e soprattutto appuntamenti perché ci sono gli appuntamenti diversi in questo fine settimana quindi sabato sabato eh, prima partita pre-gara sarà direttamente alle ore 15 quindi ci collegheremo anche col Marulla quindi eh, il, probabilmente daremo le formazioni in diretta poi ci vedremo la partita noi in sede e alle 18 al triplice fischio scatenate l'inferno delle telefonate <ride> e dei messaggi e noi saremo pronti a dare a fare da cassa di risonanza comunque per i vostri commenti a caldo ovviamente sia su Radio Sound, in FM, in tutta la Calabria Siciliana ovviamente sui canali del DOT, sulla pagina Facebook la pagina YouTube cosa aggiungere per Giorgio? Aggiungere Nulla, abbiamo detto tutto chi si fosse collegato ora può andare in replica perché abbiamo snocciolato tutti i nomi che sono usciti fuori e ve li abbiamo snocciolati e ve li abbiamo romanzati, quindi chi si è perso qualcosa può andarsi magari a rivedere la replica della puntata e nulla, l'appuntamento è domani alle 5 e mezza quindi del pomeriggio, perché ci sarà la conferenza stampa di Caserta e noi del DOT saremo sempre lì. E poi sabato inizia la lunga giornata. Calcistica del DOT a partire dalle ore 15 con il Pianeta Cosenza, prima partita e poi con Triplice Fischio. Vi saluto, buonanotte. Seguite quegli, quelle aziende che adesso mandiamo e poi la sigla non, non scrollate subito, perché quelle aziende ci consentono di andare avanti ed essere magari anche a Milano. Grazie, grazie. Buonanotte a tutti.